Eccoci. Ce l'abbiamo fatta a anche terminare con un recupero di tempo, perché io sono andata molto lunga, ma vedo che sono le 12.59. Prendo delle diverse. Altro sul palco? Sì, dai, comitato direttivo sul palco della neonata associazione Freedom Camp. Ciao Silvia. Ciao. Silvia, grande maestra. Sì, intanto grazie davvero. Dietro al palco in regia ci sono le persone di Apropos che sono come sempre bravissime e disponibilissime, quindi le ringraziamo davvero tanto. E ringraziamo tutti gli speaker, tutte le speaker, e ringraziamo tutte le persone che sono in on stage, diciamo sono in platea e che hanno ascoltato, commentato e salutato. Ecco Angelo. Angelo, ciao. Angelo è il tesoriere, è l'uomo dei soldi. È a lui che arrivano. Somiglia un po' a Soros. Ecco, insomma, quindi diciamo che sono felice che questa edizione abbia funzionato bene, devo dire, l'abbiamo lanciata un mese fa e io il giorno dopo che l'abbiamo lanciato ho detto, cavolo, cioè qui arriveranno 2 o 3 proposte di talk e sarà un flop, e invece non è vero, sono arrivate tante iscrizioni e tanti talk e insomma, sono molto felice di come è andata stamattina. I talk sono terminati. C'è ancora, diciamo, un po' di tempo per salutarsi nelle stanze e anche volendo per fare qualche one-to-one. Chi si risente, insomma, nelle prossime settimane, compatibilmente con tutto il delirio di fine anno e prenatalizio, vi manderemo aggiornamenti sulle attività da gennaio in poi. E sul tempo fare, perché appunto lavoriamo sempre in anticipo sul calendario. Quindi. Esatto. Soprattutto fate proselitismo, dite alle vostre amiche, ai vostri amici freelance di iscriversi, così. E anche quelli che ancora non hanno avuto il coraggio di fare questo salto, perché ce ne sono tanti che poi magari scrivono e dicono, io vorrei venire, ma non sono freelance. Posso venire lo stesso? È proprio il momento di venire al freelance camp, perché così si spaventa per le cose giuste. Vi incoraggia. Esatto, però incoraggia. Vi fa capire che comunque potete anche non farlo da soli. Esatto. C'è una comunità che, insomma, in cui vi potete ritrovare, confrontare e, insomma, trovare il modo per errori degli altri, perché è da dire che la cosa bella, soprattutto anche dei freelance camp in presenza, è che le persone che hanno sbagliato non si vergognano di dire io ho sbagliato questa cosa, quindi magari non sbagliarla anche tu, ed è proprio il posto in cui uno si rende conto di cosa e imparare dagli errori degli altri, oltre che dalle buone pratiche, che anche quelle sono sempre molto utili, però visto che si parla sempre molto poco di fallimenti o di cose che comunque si sbagliano, avere una comunità, una community che comunque invece parla in sincerità anche delle cose difficili e di come superarle, io trovo che sia un grande arricchimento sempre per tutti. Quindi, grazie Silvia. Bene. Vediamo di là. Ci vediamo. Ciao.